Roma Capitale rende omaggio a Giorgio Castelli, il giovane calciatore dilettante morto sul campo da gioco nel febbraio del 2006 per un arresto cardiaco mentre si allenava con i suoi compagni di squadra. La Giunta Capitolina ha infatti patrocinato la decisione di intitolare a Castelli l'impianto di Via De Andreis in zona Tor Sapienza. L'inaugurazione è avvenuta alla presenza dei genitori del giovane, fondatori della Fondazione Giorgio Castelli, che ha provveduto alla consegna di 10 defibrillatori ad altrettante associazioni sportive che hanno beneficiato della possibilità di effettuare dei corsi gratuiti realizzati dalla Fondazione per insegnare l'utilizzo del defibrillatore. Sono dei corsi aperti ai non sanitari e quindi non è necessario essere dei medici o degli infermieri per frequentarli. Basta semplicemente avere il desiderio di seguire questi corsi che hanno una durata di circa 5 ore e sono eseguiti in collaborazione con Ares 118. La legge italiana stabilisce che il defibrillatore possa essere utilizzato anche da chi non è un sanitario. Per utilizzarlo deve aver eseguito un corso di BLSD, che è l'acronimo che sta a significare appunto supporto vitale di base e defibrillazione. Quante società avete coinvolto in questo progetto? Quanti defibrillatori consegnerete oggi e gli attestati appunto relativi? Abbiamo coinvolto tantissime persone, circa 7.000 addestrati, oltre 350 società sportive, non solo appartenenti al calcio, ma anche a tutti gli altri sport sostanzialmente. Abbiamo distribuito 350 defibrillatori, di cui una trentina solo tra il mese di aprile e oggi, che vedrà la conclusione con altri appunto defibrillatori donati. Roma Capitale, come sempre in campo anche per la sicurezza nello sport, oggi un'importante iniziativa con l'intitolazione del campo a Giorgio Castelli e la consegna dei defibrillatori. Sì, è per noi motivo di vanto che uno dei 155 impianti sportivi comunali, tra i campi di calcio più importante, quello del Tor Sapienza, si è dedicato a Giorgio Castelli, che purtroppo ebbe la sfortuna di morire nel 2006 proprio su questo campo. Da lì la famiglia, dal papà Vincenzo, la mamma Rita con i suoi due fratelli, sono stati quella frusta delle istituzioni, hanno permesso che si facessero protocolli d'intesa, addirittura una legge per la prevenzione e la sicurezza, soprattutto quello che riguarda dal punto di vista cardio. Da lì tanto si è fatto, ancora molto si deve fare, tanti defibrillatori, corsi di formazione con l'Ares, gli stessi che daremo a 10 impianti sportivi, soprattutto ad associazioni di base, perché magari è proprio sul discorso ovviamente dello sport meno vistoso, con meno potenzialità economiche, che bisogna agire. La Fondazione Giorgio Castelli svolge un'attività meritoria sia sul versante della formazione degli operatori di pronto intervento per i casi di morte improvvisa o di infarto durante le competizioni sportive, sia in relazione alla strumentazione, quindi ai defibrillatori che vengono resi disponibili in questa logica di prevenzione. Può notare, diciamo, una maggiore sensibilità al problema della sicurezza in campo, al problema appunto di dotare gli impianti, soprattutto gli impianti piccoli, di defibrillatori? Se io torno indietro con la memoria a 7 anni fa, quando tutto ha avuto un inizio, io lo chiamo spesso l'anno zero perché non c'era assolutamente niente, non c'era la coscienza, non c'era la percezione di questa problematica. Oggi sicuramente le cose sono migliorate, ma bisogna lavorare ancora molto perché si deve creare una coscienza più netta, più importante su questa problematica, perché abbiamo il mezzo per evitare delle morti. Se non utilizziamo il defibrillatore, se non facciamo rianimazione cardiopolmonare, chi è colpito da un arresto cardiaco è necessariamente destinato a morire. Se utilizziamo il defibrillatore e facciamo rianimazione cardiopolmonare, riusciamo a salvare anche il 40% delle vittime di arresto cardiaco, quindi qualcosa di molto importante.